dei Dreamer Anticipazioni dal 15 al 19 marzo. Gian e Sanem, genitori e prigionieri del loro amore. Alla tenuta si riuniscono tutti per lavorare alla nuova idea di Deren sulle creme di Sanem. Gian chiede come stia andando la campagna e Deren lo invita a sedersi e a testarle. Sanem ha infatti portato le sue creme e Gian, dopo essersi seduto al tavolo con gli altri, prende un vasetto e comincia a odorarlo, ricordando alcuni momenti del passato in cui il profumo di Sanem li ha fortemente legati, a partire dal primo bacio al buio. Tornato alla realtà, comincia a fissare Sanem in modo amorevole, rimanendo con il contenitore della crema tra le mani. Sanem, in un primo momento, sostiene lo sguardo di Gian rimanendo un po' sulle sue, ma poi, poco a poco, si addolcisce. Sanem fa sentire un profumo a Gian e lui le prende il braccio trattenendolo, ben contento di esserle accanto e ubriaco per il profumo di quelle creme. Il gruppo cerca anche di pensare a dei nomi per i profumi. A interrompere questo momento arriva Egitte e propone a Sanem di incontrarsi più tardi al mare perché ci sono troppe persone nei paraggi e lei accetta. Sanem si reca verso il mare e si imbatte in una bellissima sorpresa preparata da Egitte. Lui ha fatto decorare con dei fiori il luogo, ha fatto preparare una tavola imbandita e avanza la sua proposta di matrimonio con tanto di anello. Però arrivano Gege e Muso, le dicono che hanno bisogno di parlarle e si siedono addirittura per mangiare. Egitte è chiaramente risentito per tutte queste interferenze, mentre Sanem è felice del loro arrivo. Alla sera, mentre Sanem legge sul divano, arrivano Aziz e Miriban e le chiedono se può occuparsi di una bimba piccola, figlia di una coppia di amici, giacché loro hanno un invito a cena. Sanem è piuttosto riluttante ad accettare, ma i due riescono a convincerla. Aziz e Miriban se ne vanno con fare vittorioso, ma prima mettono la videocamera per monitorare il tutto e danno a Sanem delle istruzioni, anche se sono sicuri che la bambina dormirà per tutta la notte. Ma non appena se ne vanno, la bambina inizia a piangere e Sanem cerca di fronteggiare la cosa leggendo le istruzioni. A casa Edin, intanto, Mickey Bay dice a Leila che deve mangiare di più, convinta della sua gravidanza in corsa. Le consegna pure delle scarpine da neonato, a quanto felice al pensiero di diventare nonna, ma la figlia le confessa di non essere incinta. Leila e Mirre li rendono però partecipi del fatto che stanno comunque pensando a questa cosa e che vogliono vivere in una casa tutta per loro. Mickey Bay e Niat non sono contenti e se ne vanno delusi, lasciandoli soli, ma poi Leila gli fa capire che non andranno a vivere lontano e si tranquillizzano. Nel frattempo, alla tenuta, Miriban telefona Jean e lo convince ad andare da Sanem, dopo avergli raccontato della bambina, e gli fa credere che non riescono a raggiungerla telefonicamente e lui accetta di andare a vedere. Jean giunge a casa di Sanem ed entrambi sono tranquilli. Lui le spiega il perché sia lì e fa i complimenti al bambino, ma Sanem specifica che si tratta di una bimba, si chiama Kiraz. Constatando che è tutto a posto, Jean decide di andarsene, ma saluta più volte la ragazza senza mai farlo davvero. Jean e Sanem si mettono insieme a preparare il biberon. I due continuano a guardarsi con grande amore. Intanto in giardino gli amici li spiano e partecipano emotivamente all'evolversi della situazione. Nel frattempo Egit si incontra con Yuma in un locale. La donna gli consiglia di chiamare Sanem, ma la ragazza non risponde. Anche lei prova a chiamare Jean, ma non riesce a raggiungerlo. I due si dicono che devono stare attenti finché Jean non sarà lontano, ma l'investigatore assunto da Jean è già sulle loro tracce e sta proprio scattando a loro delle foto. Egit dice che Sanem non ha fatto sapere ancora nulla riguardo alla sua proposta e non sa cosa pensare. Tornando a casa di Sanem, intanto la bimba riprende a piangere e i due le si avvicinano. Sanem riprende a cullarla, la bimba scoppia di nuovo a piangere. Sanem si innervosisce e vorrebbe portarla in ospedale. Jean è lì vicino e fa cenno di dargliela. È sulle braccia di Jean, però Kiraz si addormenta e Sanem rimane allibita. Giunge il mattino, Jean e Sanem si sono addormentati sul divano, lui con la bimba in braccio e Sanem che le tiene una mano sulla spalla. Jean si risveglia perché la piccola tira la sua collana e poi si sveglia anche Sanem, mentre la coccolano si perdono nuovamente l'uno nell'altro, finché non tornano Aziz e Miriban a riprenderla, assistendo sull'uscio a quel dolcissimo quadretto, soddisfatti di aver creato quell'occasione per farli stare da soli. Aziz e Miriban li lasciano nuovamente soli e Jean e Sanem si sorridono con amore.
poi però lei realizza di essersi lasciata troppo andare e se ne va imbarazzata. Jeanne rimane solo, desideroso di risolvere la situazione con Sanem. Jeanne se ne va da casa di Sanem e viene raggiunto dalla telefonata dell'investigatore. Poco dopo i due si incontrano e l'uomo gli parla di una donna che Gitte ha incontrato, ma aggiunge di non conoscere il suo nome. Jeanne rimane in attesa di notizie. Gitte si trova in giardino e vede arrivare Sanem. Lei sale sulla sua auto e gli dice di smetterla di pensare a lei sotto un'altra luce, dato che lo considera solo un amico. Lui insiste, ma lei ribadisce che tra loro c'è solo amicizia. Gitte allora incolpa Jeanne di questo. Dice alla ragazza che sta pensando di perdonarlo, ma Jeanne la lascerà di nuovo. Sanem ribatte che il suo amore per Jeanne non finirà mai. Gitte le dice che lui comunque se ne sta andando. Lei non ci crede e l'uomo le riferisce di averglielo sentito dire parlando a telefono con il padre. Sanem scende dall'auto molto arrabbiata. Dice a Gitte che vuole stare da sola. Poco dopo, mentre corre infuriata verso il molo, Sanem chiama Leila e continua a dirle che Jeanne non può andarsene. Dopo essere scesa dall'auto di Gitte, timorosa che Jeanne possa partire nuovamente, Sanem giunge di corsa al molo e salta sulla barca di Jeanne, dicendogli chiaramente che non può andare da nessuna parte. Lui, determinato, avvia la barca, mentre Sanem gli chiede più volte in dove stiano andando e Jeanne le risponde che se vuole saperlo allora deve andare con lui. Jeanne e Sanem dunque partono verso il mare aperto per una meta sconosciuta. In realtà Jeanne sta andando a vendere la sua barca, ma non glielo dice. Lei vorrebbe tornare indietro, ma Jeanne non è disposta a cedere. Dato che le insinua continuamente che lui se ne andrà via, allora andranno via insieme, dove portano i venti. La invita poi a sedersi e a godersi il giro in barca. Nel frattempo Sanem inizia a chiedere aiuto dalla barca, urlando che Jeanne l'ha rapita e non crede a quanto stia accadendo. Jeanne le dice che deve fidarsi di lui, le ha riservato un buon trattamento. I due vengono interrotti dalla telefonata di Deniz, che, appreso da Sanem del rapimento di Jeanne, vuole sapere dove si trovino. Sanem sa che sono in mezzo al mare, ma Jeanne le dice di passargli la telefonata. Ci penserà lui a spiegarlo, ma appena prende il cellulare lo lancia in mare insieme al suo. Frattanto Gitte si sente al telefono con Yuma e le dice che vuole parlare con lei. Ha capito che tutto il problema risiede nella tenuta di Sanem, perché le cose che la impegnano lì la tengono lontana da lui. Così cerca di trovare un modo per nuocere alla fattoria. Sulla barca Sanem è molto arrabbiata, minaccia addirittura di buttarsi in mare, ma Jeanne la provoca inviandole un bacio e facendole l'occhiolino, come ai vecchi tempi. Lei, incredula, si chiede se si trovi davanti a un bambino. Nel frattempo Jeanne lascia il timone della barca e si siede per parlare con Sanem. Poi scende sotto coperta e torna con un fermaglio per i capelli simile al suo, con un albatros. Jeanne le prende una ciocca di capelli e glielo sistema, poi le assicura che le si addice molto. Poi Jeanne le chiede come mai sia corsa in barca da lui e gli abbia imposto di non andare da nessuna parte. Sanem gli risponde che se fosse partito di nuovo avrebbe fatto ancora del male a suo padre. Intanto Gitte si reca nel negozio dove venivano vendute le creme di Sanem a prezzo maggiorato, con la scusa di cercare una crema speciale. Trova lì il marito della signora e pensa di accordarsi con lui per recare danno alla fattoria. Intanto sulla barca, mentre Jeanne sta cercando qualcosa da mangiare, Sanem scopre la copia del suo libro sulla barca e ne è felice. Poco dopo Jeanne le propone di pescare e di cucinare insieme. Jeanne e Sanem preparano insieme l'occorrente per la pesca e sono molto felici nel trascorrere del tempo insieme. Intanto alla fattoria provano a rifare la crema di Sanem sotto la guida di Deniz. Arriva la polizia e arresta tutti, a causa dello sporco piano ideato da Gitte. L'uomo con cui si è accordato ha infatti dichiarato che le creme sono opera di sua moglie e che ha inoltrato una denuncia a carico della fattoria. Tutti dicono che c'è un malinteso e che le creme sono di Sanem. Intanto Bulut riesce a sfuggire all'arresto, deciso a voler risolvere la situazione. Sulla barca invece Sanem fa una pesca molto fruttuosa. I due pranzano insieme e lei afferma che nonostante lui si definisca un pescatore è stata lei a pescare tutti i pesci. Mentre parlano, Jeanne le chiede dove abbia viaggiato per promuovere il suo libro. Lei gli risponde che non è stata da nessuna parte, perché lui le aveva promesso che l'avrebbe portata a vedere il mondo e il libro parlava di lui. Jeanne le confessa che in quell'anno lui non ha pensato altro che a lei. Mentre Yuma arriva alla fattoria, giunge pure la polizia che vuole da Miriban una dichiarazione sulle creme, visto che vengono create in una sua proprietà.
Yuma comprende che Egit ha messo in atto un piano e ne è molto felice. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!